Buongiorno e benvenuti a un nuovo appuntamento con Meteo Weekend. Sarà quello che ci aspetta un fine settimana da due volti, con l'alta pressione che porterà giornate calde e soleggiate al centro-sud, ancora qualche temporale invece al nord. L'Italia si sveglia sotto il cielo sereno, come ci mostrano le immagini satellitari, ma la simulazione che accoppia le nubi e le piogge ci dice che ancora oggi avremo delle piogge sulla dorsale appenninica e, come abbiamo già detto, al nord. Cominciamo quindi da venerdì, dalla giornata di oggi, in cui i temporali si accenderanno soprattutto sulle Alpi, sul settore di nord-est, al confine tra Veneto e Trentino. Temporali tipici estivi nelle ore pomeridiane anche sulla dorsale appenninica saranno tuttavia questi dei fenomeni che si spengeranno in nottata, quindi serata con cielo sereno o poco nuvoloso. I venti sono in regime di brezza, i mari sono poco mossi o mossi. Domani ancora qualche temporale al nord, questa volta più intenso sul settore di nord-ovest, mentre il resto del paese vedrà una giornata con cielo sereno o poco nuvoloso. In nottata permane qualche fenomeno sul nord-ovest, bene invece il tempo sul resto dell'Italia. I venti cominciano a disporsi da sud con qualche rinforzo sul mare di Sardegna, che sarà per questo molto mosso. E i venti continueranno a spirare da sud anche nella giornata di domenica, portando un rialzo delle temperature, ma soprattutto al passaggio di nuvolosità medio-alta più compatta sulla Sardegna e sulle coste tirreniche. Ancora temporali al nord, soprattutto ancora sul settore di nord-ovest al confine tra Piemonte e Lombardia. Chiudiamo con le temperature. Abbiamo detto di un generale rialzo al centro-sud, con picchi anche di 40 gradi sulle zone interne della Sardegna nella giornata di domenica. Calano invece sul nord-ovest per effetto delle piogge. Bene, io con questo ho concluso, vi ringrazio e vi auguro un buon fine settimana.